Felici e onorati di riavere con noi un grande amico di Radio Bruno che sarà uno dei super ospiti sul palco della finalissima di Sanremo, Francesco Gabbani. Ciao Francesco. Eccoci, ciao Laura, ciao a tutti gli amici di Radio Bruno. È un piacere per me essere con voi, come sempre. Un palco che ormai conosci come casa tua, come le tue tasche, ti ha visto trionfare tantissimo, no, ci ha fatto anche un po' innamorare di te nel corso degli anni, ma quest'anno non sei solo ad affrontarlo, anzi. Ma quest'anno in realtà ci vado, ovviamente la prima volta che mi capita di andarci su quel palco, appunto, non all'interno della competizione, quindi sarà ovviamente già per questo una dimensione emozionale diversa. Io in realtà ci vado con tanta emozione, in realtà anche con un senso di onore, perché in realtà il mio scopo è quello di andare ad accompagnare l'ospite vera, poi, che è la grandissima Ornella Vanoni, e per me sarà un onore, perché insomma già è stato, diciamo, mi ha fatto lei un regalo di interpretare, a cantare questa canzone che ho scritto, in realtà poi perfezionato insieme a lei e insieme a Gino Pacifico. Già l'ha cantata, insomma, ha fatto un grande regalo. Io, diciamo, contraccambio questo regalo andandola ad accompagnare per questa esibizione al Festival di Sanremo. Quindi sarà sicuramente un onore e una grande emozione. Quindi come è avvenuta l'idea? Nel senso, è stata lei a chiederti, dai Francesco, vieni con me, o l'hai buttata là tu? No, è stata in realtà lei che, ovviamente, siccome è molto contenta, insomma, del brano, di come è stato anche accolto, E quindi insomma mi ha detto: mi farebbe piacere se tu mi accompagnassi. E io ho detto: assolutamente, stai scherzando, è un grande onore, quindi lo faccio con tanta gioia. Tra l'altro rivivrai, perché è un periodo in cui con i live, insomma, ce ne sono davvero pochissimi, quindi avrai la possibilità anche tu, se non altro, di esibirti per milioni di telespettatori da casa, davanti a un Ariston vuoto. Come te lo immagini? E come me lo immagino? In realtà per ora me lo immagino solo, la verità è la sensazione si capirà vivendola, sarà sicuramente diverso, però è anche vero che insomma il Festival di Sanremo è fatto anche di consapevolezza del fatto che davanti, oltre alla platea stessa nell'Ariston, c'è in realtà, ci sono appunto milioni di persone che ti stanno guardando in televisione, quindi ecco, cercherò di usufruire dell'emozione, insomma, virtuale delle persone che ci staranno guardando. Però insomma è una sensazione che dovrò vivere, perché è una novità quella di andare lì a cantare senza pubblico, quindi insomma la vivrò. Comunque quello che dicevi tu, il fatto che comunque ovviamente per il momento storico non si sta suonando dal vivo, ecco, ogni occasione giusta, quindi Sanremo devo dire che probabilmente porta con sé anche proprio la, se vogliamo, il significato del fatto, insomma, che la musica nonostante tutto non ha spazi di limite, insomma spazio temporali. Sei riuscito a sentire un po' le canzoni in gara? Se ti chiedo un'opinione, ti esponi un attimo, oppure a sensazione, me lo diresti chi vince secondo te? A chi vince? Sì, così no, proprio. Chi vince non me lo sento di dirlo, perché la verità è che è qualcosa di talmente, secondo me, impronosticabile, perché ci sono troppe varianti. Credo che ci siano diverse canzoni belle. Direi che tra le mie preferite, sicuramente, se devo citarne qualcuna, c'è il brano di Ermal Meta, e mi piace in realtà parecchio anche il brano di Bugo a me. Ok, beh, un buon sbilanciamento, insomma, due nomi sono riuscita a tirarli fuori, al di là poi di chi vince, che insomma questo si vedrà. Anche Rama, mi piace anche il brano di Rama, scusa, perché mi stanno venendo in mente, infatti è difficile poi dire quello più bello, insomma. Sono tante belle canzoni. E poi quest'anno sono tante, erano dagli anni 80 che non erano 26 big in gara, quindi qualcuno ogni tanto te lo perdi, anche se noi siamo qua, li ascoltiamo in continuazione, li vediamo tutti. È difficile, non è... Ci vuole un po' di tempo per metabolizzarle tutte, ecco. Però insomma, come normalmente accade, insomma, tra tante, probabilmente quelle, no, che ti rimangono più impresse, vuol dire che forse sono quelle che arrivano più dritte al cuore, insomma, che quindi sono nel gergo più forti, ecco. Ti vorrei chiedere, poi vedremo insomma chi vince, magari vince un grande esperto che non ha bisogno di consigli, magari vince un giovane. Tu che sei un vincitore del Festival di Sanremo, il consiglio che ti sentiresti di dare a chi alzerà quel trofeo sabato? Ma nei giovani o nei big? In generale, nei big. Ma in realtà il consiglio che posso dare è più sincero, è quello semplicemente e banalmente quasi di godersi l'attimo, perché ovviamente è una, è,
vincere il Festival di Sanremo non lo so, magari è una di quelle sensazioni che, insomma, che si vivono una volta solo nella vita, quindi cioè di viverla appieno in quel momento, no? E godersela naturalmente, avendo secondo me anche un senso di appagamento personale del fatto, insomma, di è una bella soddisfazione, quindi di viverla sull'onda dell'emozione. Io consiglio sempre questo, che poi è il modo in cui secondo me bisogna fare questo mestiere, fare musica. E ovviamente possiamo ricalcare questa risposta anche per i giovani, visto che tu comunque sei l'uomo dei record, che è riuscito in tutti e due i settori. Sì, assolutamente, anche per i giovani, assolutamente. Insomma, io dai giovani in particolare ovviamente consiglio di considerare chi vincerà appunto la sezione Nuove Proposte, di vederla come un grande traguardo, ma che allo stesso tempo è un grandissimo punto di partenza, quindi viverla come una carica di energia per poter andare avanti nel proprio percorso artistico musicale. Nella tua vita c'è certamente la musica, lo sappiamo, ti vedremo tra poco sul palco interpretare una canzone scritta da te, ma mi stai diventando attore. Paolo Lone, mi hanno proposto di vivere questa nuova avventura, cioè fare una parte in una commedia che sta iniziando a essere prodotta adesso, una commedia di Marco Martani che si intitolerà La donna per me, e io insomma farò una parte, mi lancio in questa nuova avventura, ecco, e la vivrò in realtà come si vivono le avventure da principianti, con tanto entusiasmo, ecco. Poi magari più avanti vi dirò anche com'è andata, o lo vedrete soprattutto. Le riprese sono già iniziate, quindi hai potuto masticare un po' quello che è il mondo del set, per quello che è possibile con il Covid? No, in realtà tecnicamente io non ancora, perché hanno iniziato da qualche giorno, proprio è fresca l'inizio della produzione. Io in realtà inizierò il mio primo set proprio dopo partecipare domani al Festival di Sanremo. Parto da Sanremo e vado poi direttamente sul set. Quindi sei carichissimo, è un momento di grandissimo lavoro, cioè, ma bello, positivissimo, no? Ma sì, assolutamente. Io sono in un momento sereno, in realtà, perché sono anche tranquillo, se vogliamo, un momento di preparazione. Perché oltre a questa cosa qua, appunto, questa nuova avventura del film, in realtà sono, insomma, in una fase di scrittura di quello che mi auguro che diventerà il mio prossimo album. Quindi sono in piena fase di lavoro, insomma, creativa. Ok, allora mi dai il là, perché te l'avrei chiesto per fare proprio un appunto su questo fatto, perché ti avrei chiesto, ma stai lavorando qualcosa anche a livello musicale, come sei abituato a scrivere? Hai bisogno di isolarti, ti metti in condizioni particolari, devi vivere certi momenti che ti danno l'ispirazione, hai un mood particolare che devi ritrovare per riuscire al meglio? Ma allora, sicuramente la dimensione del, come posso dire, dell'isolamento nella fase creativa sicuramente funziona, perché è un modo per, no, anche ragionare, riflettere e cercare di andare a capire cosa voler esprimere. Però la verità è che, sinceramente, dalla mia esperienza personale, la verità è che un vero metodo non c'è per scrivere canzoni, soprattutto se lo fai come cerco di farlo io, cioè in un modo che sia spontaneo. E quindi la verità è che le canzoni ti vengono quando meno te lo aspetti, nella maggior parte dei casi. Quindi vale tutto, io la vedo così. Poi è ovvio che nella fase di lavoro, ora per esempio ci stiamo sentendo qua dove sono nel mio home studio a casa, e questo è per esempio uno dei luoghi dove io comunque lavoro, butto giù le cose. Però magari mi viene un'idea, mi viene se sono in mezzo a un bosco con la bicicletta, no, a fare un giro, come in qualsiasi momento, magari al semaforo in macchina, ecco, cioè, quindi non c'è proprio un metodo, ed è bello così, perché la musica è libera, insomma. Speriamo che ti arrivi quanto prima, perché non vediamo l'ora di sentire i tuoi nuovi lavori, il tuo nuovo album. Io ti ringrazio tantissimo, Francesco, per essere stato con noi. Al volo, un saluto per gli ascoltatori di Radio Bruno. A tutti gli ascoltatori di Radio Bruno, da Francesco Gabbani, tanti baci. Ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.